Seguo un po' il primo volume dell'Iperarchico, quello del ripristino dei duelli, perché mi sono dimenticato, in relazione appunto al fatto che le donne tradiscano quando non sentono più il loro uomo, così non sentono più quest'uomo come forte della forza da poterle occupare per il tempo della gravidanza, forte, così forte da stare al primo posto, da risultare al primo posto dopo i loro esami. E mi viene a mente appunto un esempio letterario, è quello della Madame Bovary, cioè questa povera, no, si trova a un certo punto, fatti esami e rifatti al marito, a vederlo come una povera cosa, questo medico, e lei prova, no, a sostenere come primo, cioè si impegna, gli cerca un'operazione che lo renda prestigioso. Lui non è affatto interessato, non conosce questo meccanismo, è per una vita quieta, latamente pantofolaia. Allora lei si muove, chiaramente legge un nobile super chic che sta nella sua struttura, nella sua processazione per quanto riguarda la ricerca del migliore attraverso esami, sicuramente al primo posto. Cosa accade? Poi lui a un certo punto invece se ne sbarazza, cioè nel suo harem questa Madame Bovary diventa ingombrante, vorrebbe avere una posizione di preminenza, dice no, non c'entra nulla, poi gli uomini appunto servono per un harem dove non ci siano donne che cercano, perché sennò se ne liberano, no? In qualche modo. Allora lei, così sempre delusa, riattiva e trova nella bellezza, nella gioventù dello studente i crismi, i criteri perché lo si possa eleggere al primo posto. Ma anche lui, poi a un certo punto, vista la sua invasività, lui aveva appunto accettato questa relazione nell'ottica della collezione, cioè ci sei anche te, sei una in più. Invece lei, la donna, sempre con l'illusione, lei può fare l'esaminatrice, ovviamente, ma non conosce, anche lei ignorante del fatto che i maschi collezionino, fa riferimento alla pigrizia pantofolaia del marito, dalla quale lei era scappata. Ma se vai alla ricerca di qualcosa che non è pantofolaio, trovi il collezionista superattivo che ti piace ma non ti tiene da sola, ce n'ha appunto una collezione. Allora questo giovane l'allontana. Ora lei appunto si disperata per non aver capito nulla di nulla di come vanno le cose del mondo, avendo fatto debiti su debiti per testimoniare la prestigiosità della propria casa, insomma, vabbè, la sapete. Ecco, invece quello che vado ora a intraprendere è l'idea di una così idea di distopia, cioè di un mondo distopico, ma anche per me utopico, sicuramente iperarchico, dove gli esami veramente sono perenni. Abbiamo detto in un altro video, no, che noi, la nostra storia, le nostre origini, provenienze economico-sociali, luogo di nascita, geografico, lingua di appartenenza, tutte queste cose, più le esperienze, potrebbero permettere di prevedere, no, i nostri esiti circa alcune scelte, circa una nostra deriva, cioè sapendo tutto quello che io sono ora, potrei fra ipotesi fare delle ipotesi su quale potrebbe essere la mia trasformazione o conservazione fra 5 anni. Ora, se in questa società iperarchica ipotetica ci fossero macchine che, raccolti tutti i dati più esaustivi di ognuno di noi, finalmente, conoscendoci in ogni dettaglio, si cominciasse, come dire, a ipotizzare, a vedere quali sono le nostre probabili, possibili derive. Cioè, per esempio, scolasticamente io so che questo alunno o questa alunna hanno questa classe sociale, hanno questi sostegni, gli è stato dato un certo tipo di insegnamento, hanno fatto un tot di possibilità di approfondimento di una data lingua, mettiamo l'inglese, faccio un esame a un certo punto di inglese e il computer predittore mi colloca la persona X a un certo livello, che potrebbe essere, boh, un livello alto, mentre invece fatto l'esame sulla base di questi pregressi dati, no? E sulla possibilità anche di lavoro, risulta che questa persona o non ha lavorato o comunque
non si manifesta all'altezza della previsione. Ecco che allora in una società iperarchica non si fanno sconti. Non hai lavorato, non hai studiato, non hai ottenuto quello che noi ipotizzavamo tu potessi raggiungere. Voilà, ti mettiamo in una dimensione ciclica. Allora, stanze, grandi stanze, siccome poi piace, no, lo fanno gratuitamente oggi, invece no, vengono obbligati. Stanze dove questi umani stanno quasi tutto il giorno, tranne brevi soste per mangiare e poi 6 ore di sonno, stanno su biciclette dove producono energia pulita, pedalano, pedalano, pedalano e producono energia elettrica. Magari possono avere un leggio davanti per acquistare le informazioni che potrebbero poi in un esame futuro ritestimoniare, testimoniando così un livello raggiunto, e sottrarsi a questa dimensione ciclistica, ciclica. Oh, che interessante che chi non raggiunge un certo obiettivo sulla base di una previsione ben organizzata, ben strutturata, informaticamente architettata su una raccolta approfondita dei dati della persona, le potenzialità genetiche, gli stimoli culturali, ecco, non raggiunge il livello che si è ipotizzato attraverso questa macchina così sensatamente costruita, finiscono a fare delle attività di lavoro. Delle attività di lavoro, questa ad esempio ciclica in questa sorta di distopia utopia, mi diverte moltissimo perché ne vedo tanti di ciclisti che vanno a disperdere energie, no, per se stessi senza produrre nulla per la società, invece no, dirottati a essere, come dire, motori per dinamo che producono energia pulita elettrica. Vuoi uscire da questa situazione? Hai di fronte ai tuoi sforzi un leggio nel quale puoi riformularti, o dei video, riformulare te stesso e i tuoi saperi. C'è chi invece potrebbe rimanere per tutta la vita a fare quel lavoro, e in quel lavoro viene, come dire, rifocillato dallo Stato, ma sta lì a fare energia elettrica per tutta la vita. Allora poi potrebbero anche sposarsi alcuni fra di loro, no? E dare a questi la possibilità di fare dei figli che potrebbero e dovrebbero essere, come dire, sostenuti, ai quali a loro volta fare esami predittivi, partendo da questa situazione di svantaggio che è quella di genitori che non sono riusciti a fare altro che pedalare e produrre energia elettrica. A me mi piacerebbe una società dove ci sono costantemente esami statali, proprio questo stato invasivo, iperlegale, iperlegalista, dove le persone che fanno cose non alla loro altezza, perché si attivano su pratiche così di perdita di tempo che non hanno alcun fine, no, se non quello di andare a inficiare il valore globale del sociale, non fanno niente per il sociale, sono ricondotte a un'utilità sociale facendo lavori adeguati e sensati per quel sociale. Avete capito? È così che dovrebbe essere. Ma già da subito, già dalle scuole, già da immediato, questa come attività, diciamo, di compensazione, no? Io sto spendendo per formarti, sto spendendo per farti studiare, sto vedendo quali sono i tuoi portati, non ti chiedo più di quello che potresti, perché c'è tutto il lavoro pregresso che conosce la tua destinazione, ma se mi stai sotto, no? A quel punto ripristini quello che hai speso, ti fai latore, ti fai, come dire, gestore di queste attività che producono energia elettrica, questi bellissimi campi di biciclette per produttori di energia che sono finiti lì perché non si sono tenuti all'altezza di una previsione rispetto alla quale questi predittori computeristici, avendo avuto tutte le informazioni, le più esaustive, le più personali, le più private, le più oscure, perché basta la privacy, basta, deve essere noto tutto di ognuno di noi, tutto conosciuto, in modo da poter intervenire quando si interviene legalmente con attività punitive, educative, che siano giustificate,
e che siano per il resto della società di aiuto, di valida implementazione. Quindi quale migliore, anche perché cioè, vediamo pletore di umani in bicicletta che sprecano energia e non producono niente. Allora, questa dimensione trasformiamola invece in un, come dire, momento in cui uno ha modo di riconsiderare le proprie disfunzioni e di offrire al contempo alla società un'energia elettrica di cui è appunto anche orgogliosamente produttore insieme ad altri. Ecco, potrebbe essere anche poi un romanzo su questo, la ciclicità, boh, non lo so. Va bene, questo è molto breve, molto contenuto. L'urgenza di una legge e di leggi che costantemente vaglino e che costantemente riattivino o disattivino percorsi per ritrovarsi all'altezza delle previsioni e di quello che avremmo potuto e avremmo dovuto essere, per sostenere anche, no, per evitare questi derive di perdita di sé. Ci vuole un aiuto statale, legale. Iperarchia sempre. Basta con questo lassismo insostenibile della sinistra. Quanta è sinistra, quanta ipocrita la sinistra, quanta ipocrita, proprio inelegante. L'ineleganza della sinistra è assoluta e anche è la fonte di tutta questa sorta di degenerazione, di degenerescenza rispetto alla quale noi siamo assolutamente in balia.